Si chiama Sabbatum Quartet Opera Symphony, il nuovo progetto musico-teatrale del gruppo, tra i più originali, conosciuto e interessante della Calabria, che da 13 anni calca la scena di teatri e piazze nazionali e internazionali, portando nella musica il racconto dell'identità di storie antiche. Un'idea nata dall'associazione musicale Arteneo e dal complesso bandistico Felice Berardi di Bocchigliero, che si è trasformata in una sfida raccolta dal maestro Francesco Perri, far dialogare la cultura etnico-popolare con quella classica e che oggi è diventato un ambizioso progetto. Abbiamo unito queste due strade, ne è uscito fuori questo progetto, per fortuna ha avuto il finanziamento da parte della Regione Calabria e adesso ne è nata qualcosa ancora di più maestoso, di più grosso. Perché questo? Perché grazie anche alla collaborazione del maestro Francesco Perri, da una semplice idea di fiato alle tradizioni è diventato un qualcosa di più sinfonico. Oserei dire più unico che raro questo evento, almeno in Italia, da quello che noi abbiamo ricercato, unire la musica tradizionale e risuonarla, riarrangiarla e orchestrarla per un'intera orchestra sinfonica è un progetto veramente imponente. Fiato alle tradizioni, un connubio perfetto tra quello che è la musica e le tradizioni locali, quello che diventa il patrimonio di un'identità storica culturale trasmessa attraverso il linguaggio della musica. Si basa su una contaminazione. È interessante capire come questo patrimonio dei Sabbatum Quartet può essere rimescolato pur mantenendo l'integrità di tutto ciò che è avvenuto nell'arco del tempo in una visione diversa che è la musica scritta. Anche perché nel tempo questo binomio tra musica orale e musica scritta, tra musica popolare e musica colta, non può avere sempre il muro divisorio, ma penso abbia la possibilità di un incontro, pur nei rispettivi ruoli e nei rispettivi stili. Il progetto è stato anche patrocinato dal Comune di Cosenza che per l'occasione ha messo a disposizione il Teatro Rendano. Quali sono le date? Allora, le date dovrebbero essere il 12 e il 13 aprile, siamo già in calendario, ringraziamo l'amministrazione comunale di Cosenza che ci ha permesso di dare lustro e visibilità a questa idea, ma questa volta ascolterete la musica del Sabbatum che vi è molto vicina, suonata da un'orchestra sinfonica, quindi tutto da vedere. Mi raccomando, 12 e 13 aprile non mancate.